Buongiorno ragazzi, oggi vi farò vedere come velocizzare il torrent 3.1 e 3.2 beta. Allora, andiamo sul nostro browser di ricerca e scarichiamo il torrent dal sito ufficiale. Facciamo qua il torrent, andiamo su scarica il torrent, download gratuito, e poi vedete ci partirà il nostro torrent. Io l'ho già installato, quindi non lo faccio. Vabbè, poi per velocizzarlo lo apriamo, opzioni, impostazioni, ecco. Allora, connessione, lasciate quella che vi dà quando lo scaricate, installate. Banda, mettete velocità massima di 10, qua niente, velocità massima di DL 0, fate apply rate to limit to UTP connection, global maximum number of connection 2329, maximum number of connect peers per torrent 1890 e upload 14, e poi mettete l'ultimo BitTorrent, fate abilitata e poi fate questo qua sopra, niente, coda 60 63 e ratio massimo 100. Qua sotto, se il limite di velocità qua upload non c'è scritto 4, basta che cliccate qua sopra e lo cambiate. Niente. Ecco, avanzate. Qua vi dice attenzione, non modificare, ma dai, modifichiamo lo stesso. Da false mettete true in btallowsame.ip. poi l'altro, dht rate, qua ci sarebbe stato meno 1, mettete 2 e fate imposta. GUI show no torrents node da true false, e poi l'ultimo, RSS update interval ci sarebbe stato 15, mettete 20, fate applica e ok. Dopo, per velocizzarlo fino a 1 MB, scaricate Cheat Engine. Apriamo torrent e su Cheat Engine andiamo qua, torrentx, enable speedhack 0.5 dovete mettere, poi cancellate il 5 e mettete e fate apply ogni volta però che scaricate un torrent. Ad esempio, io ho messo questo MassEffect3 da reload, l'ho messo, quando l'ho messo sono andato subito su Cheat Engine, ho messo 0.1 apply, dovete fare sempre. Con questo vi dovrebbe arrivare a 1-2 MB, alcune volte anche a 4, ma dipende dalla connessione. Vabbè, spero che vi sia piaciuto questo video. Arrivederci.